Immagina che sei single e tu domandi al tuo Sherlock Holmes: Sherlock, hey, perché sono single? Perché non ho una ragazza o un ragazzo? E Sherlock potrebbe iniziare la sua indagine e alla fine di questa indagine darti risultati e dirti: sei single perché sei noioso o sei noiosa? Sei single perché sei grasso o sei grassa? Sei single perché sei timido o sei timida? E potrebbe il vostro Sherlock potrebbe trovare altri 1000 perché. E adesso potremmo dire che l'indagine di Sherlock Holmes si è conclusa, ma questa ricerca, questi perché, non servirebbero a niente se non ci fosse l'aiuto del dottor Watson. Posso capire la vostra sorpresa, perché in genere le persone si dimenticano del dottor Watson. Lui prenderà in esame tutti i perché indagati da Sherlock Holmes e si farà un'altra domanda: come se pensi di non avere una ragazza perché sei grasso o sei grassa, come dovresti essere? Se pensi di non avere una ragazza o un ragazzo perché sei noioso o sei noiosa, come dovresti essere? E se pensi di non avere una ragazza o un ragazzo perché sei timido o timida, come dovresti essere? E tu magari potresti rispondere: beh, dovrei essere una persona atletica, dovrei essere espansiva e dovrei essere divertente. Ma non finisce qui, perché una volta che Sherlock Holmes e il dottor Watson hanno fatto la loro indagine, a quel punto entra in gioco Mr. Agostinus. Lui ti domanderà: cosa? Se credi che per avere una ragazza tu debba avere un fisico atletico, cosa devi fare? Se credi che per avere una ragazza o un ragazzo tu debba essere simpatico o simpatica, cosa devi fare? Se credi che per avere un ragazzo o una ragazza tu debba essere espansivo o espansiva, cosa devi fare? Ragazzi, vi ho raccontato la storia di Sherlock Holmes, del dottor Watson e di Mr. Agostinus. E la cosa interessante è che questa storia del perché, del come, del cosa funziona in ogni ambito della nostra vita. L'unica cosa che dobbiamo fare è poi passare all'azione. Spero che questo racconto vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un mi piace, condividetelo, lasciate un commento e soprattutto, non vi scordate di iscrivervi a questo canale. Ragazzi, ci vediamo giovedì prossimo. Elementare, Watson. Elementare.